Grazie a tutti per essere venuti, benvenuti a questa presentazione. Io dirò due parole di introduzione e poi lascerò non solo la parola, ma anche la conduzione della serata a Marco. Allora, intanto mi presento, io sono Maria Giovanna Devetag. Sono un'economista, ma questo non rileva in questo contesto. Ciò che rileva invece è che sono la segretaria di un'associazione appena nata, associazione antispecista nata nell'ambito del movimento radicale. Siamo stati creati lo scorso 2 novembre in seno al congresso di radicali italiani, quindi esistiamo da meno di 3 mesi e siamo un'associazione antispecista che si batte quindi, essendo antispecista, per porre fine, un giorno che speriamo non sia troppo lontano, a tutte le forme di sfruttamento animale, cioè a tutti i modi con i quali l'animale umano sfrutta gli altri animali, quindi alimentazione, vestiario, ricerca scientifica, divertimenti e quant'altro. Siamo nati nell'ambito del movimento radicale perché riteniamo che il movimento radicale, essendo radicato in una storia e tradizione di non violenza, sia in un certo senso il luogo ideale per lo sviluppo delle tematiche antispeciste e per portare avanti il tema complesso, importante e urgente dei diritti animali. Ci rendiamo conto che l'antispecismo è ancora estremamente poco conosciuto, è un tema molto di nicchia, spesso suscita indifferenza se non ostilità nell'opinione pubblica. E quindi l'evento di oggi fa parte di uno sforzo che noi stiamo facendo per cercare appunto di portare le tematiche antispeciste al di fuori di questa nicchia e cercare di sensibilizzare le persone sul dramma della sofferenza animale che si intreccia in molti modi con la sofferenza umana e oggi infatti parleremo non solo di sofferenza animale ma anche di carceri e quindi di temi che riguardano appunto anche i diritti umani, in questo caso i diritti dei detenuti e la condizione in generale così di detenzione. Quindi vado a presentare gli ospiti, l'ospite principale è Marco Verdone, naturalmente, che è l'autore di questo libro, che si intitola Ogni specie di libertà, Carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona. Questo libro nasce dall'esperienza di Marco come veterinario omeopata e consulente della casa di reclusione di Gorgona ed è un libro che ospita contributi di vari autori, oltre a Marco abbiamo contributi di Lombardi Vallauri, Valerio Pocar e anche contributi di un ex ospite della Casa di Gorgona che interverrà questa sera, Claudio Guidotti che è qui. Abbiamo poi l'altra ospite della serata che è Rita Rocca, giornalista e membro della redazione di Inviato Speciale, che è un programma radiofonico della RAI. E quindi la serata è ricca di temi interessanti che riguardano appunto la detenzione umana, la detenzione animale, questo rapporto molto particolare e affascinante che si è instaurato e si instaura in questo microcosmo di Gorgona tra anime recluse, cioè tra detenuti da un lato e animali, anche loro, anch'essi naturalmente detenuti. Dall'altro, rapporto che spesso sfocia in situazioni di affetto e di cura reciproca, come Marco ci potrà raccontare. Ecco, allora io adesso passo subito la parola a Marco che condurrà il resto della serata perché appunto ci saranno anche proiezioni video, proiettore permettendo, e il tutto verrà registrato e io casomai interverrò alla fine per vedere se ci sono domande dal pubblico. Quindi a questo punto lascio la parola a te, Marco. E poi riprendo il microfono alla fine. Mi raccomando, usate il microfono perché c'è la registrazione, quindi altrimenti non si sente la voce. Ah, scusami, sì, la registrazione poi verrà ovviamente, sarà disponibile su Liberi TV, www.liberitv.it. No, liberi.tv. Perfetto, grazie. Okay, grazie a tutti, grazie a voi dell'ospitalità. La serata è ricca di argomenti, quindi chiaramente saremo necessariamente incompleti. Però il tema di fondo è quello di aprire una piccola finestra, per quanto insomma, sono le nostre competenze, sulla detenzione
degli umani e degli animali, entrambe racchiuse in un luogo di straordinaria bellezza e di straordinaria anche unicità, che è la casa di reclusione dell'isola di Gorgona. Vi ricordo, visto che in genere parliamo in Toscana, quindi sanno di cosa parliamo, Gorgona è l'isola più a nord dell'arcipelago toscano, è la più piccola e fa parte del parco nazionale appunto dell'arcipelago toscano, sono 7 splendide isole ed è all'interno a sua volta della grande area transfrontaliera definita il santuario dei cetacei, per cui dal punto di vista naturalistico veramente è il top di quello che si potrebbe immaginare. In questa isola che dista 18 miglia dalla costa livornese, dal 1869 ci sono dei detenuti umani che a loro volta allevano animali, lavorano la terra e diciamo hanno testimoniato un altro modo di realizzare la detenzione, perché all'epoca il Granducato di Toscana ebbe questa intuizione diciamo umanitaria di far lavorare le persone recluse, perché il lavoro e soprattutto il lavoro con la terra si riteneva che rigenerasse l'essere umano, che comunque gli consentisse di fare un percorso di miglioramento, cosa che in realtà è indipendentemente dallo stato giuridico di reclusione, però ovviamente questa cosa va diretta e va capita. Quindi vorremmo in questa serata, tra l'altro in un posto veramente bello, quindi ringrazio Giovanna per questa scelta, perché anche il luogo aiuta gli spiriti a armonizzarsi. Vorremmo aprire poche finestre e dare, speriamo, anche un contributo di immagini sull'esperienza della reclusione. La reclusione umana e quella animale non sono due cose separate e soprattutto si realizzano in un luogo unico come Gorgona. Innanzitutto parlando della dico due parole, io faccio il veterinario, in Gorgona lo faccio da circa 22 anni e quindi pochissimo dopo la laurea mi trovo catapultato su quest'isola senza sapere nulla del mondo carcerario, ovviamente senza nessuna formazione e preparazione, e sono volati questi due decenni e oggi ci guardiamo alle spalle e possiamo fare un piccolo bilancio. Che cosa abbiamo fatto? In Gorgona vengono allevati tutti gli animali domestici, cioè mucche, pecore, capre, maiali, galline, cavalli, asini, prima i conigli, ora non ci sono più perché erano gli unici animali tenuti in gabbia, api. E in questi anni abbiamo sempre visto gli animali fondamentalmente come produttori di cibo e come anche produttori di relazioni. Inizialmente la mia presenza come veterinario è stata improntata sul cercare di attirare l'attenzione sul fatto che gli animali devono vivere bene e quindi metterli nelle condizioni migliori di benessere possibile, quindi improntando il tutto a criteri di qualità piuttosto che di quantità, visto che lo scopo ultimo del carcere non è produrre cibo ma produrre persone migliori. E nel corso degli anni questo è avvenuto, quindi abbiamo come prima fase liberato gli animali, gli abbiamo dato concesso spazio, socialità, libertà, la vita sulla terra, sul terreno e quindi le esigenze fondamentali della specie. Il secondo passo è stato quello di introdurre per gli animali la cura con la medicina omeopatica, qui parliamo dei primi anni 90, 93, 94, quindi gli animali di Gorgona hanno beneficiato della cura con i rimedi omeopatici e questo ovviamente ha fatto fare un salto di qualità non solo dal punto di vista terapeutico ma anche delle relazioni, perché abbiamo introdotto una visione della vita e del concetto di salute e di malattia completamente rivoluzionaria, cioè un concetto che ha ribaltato i rapporti tra causa ed effetto, tra terapeuta e paziente, e tra ambiente e individui.
con vantaggi economici, ambientali, ma soprattutto col fatto che questo ha creato un flusso culturale che, per esempio, si è esteso ai miei colleghi medici, alcuni dei quali sono diventati a loro volta omeopati, ma ha creato una serie di relazioni col mondo esterno che senza l'omeopatia credo non avremmo mai potuto realizzare. Per farvela in breve, siamo arrivati poi alla terza frontiera, che è stata quella di riflettere sulla vera essenza della relazione con gli animali, visti non più come dei produttori di materie prime, Gorgona tra l'altro ha un caseificio e ha un macello, ma come soggetti importanti in sé. Soggetti senzienti, come si dice, cioè esseri viventi che provano emozioni, sensazioni di dolore, di piacere, esattamente come noi, ed esattamente come noi desiderano le stesse nostre cose, cioè quello di vivere il più a lungo possibile e di non soffrire. Nel corso degli anni io ho sempre vissuto, ho sempre lavorato a strettissimo fianco degli animali, proprio, come dico anche nel libro, proprio li ho conosciuti dall'interno fisicamente, perché dovendo visitare per esempio le mucche e quindi valutare lo stato della gravidanza, io dovevo entrare nella mucca, quindi ho visto, ho sentito più che visto proprio i primi battiti della vita e li ho seguiti, dico purtroppo, fino agli ultimi istanti della loro esistenza, che per la maggior parte delle volte è un'esistenza che termina nelle mura piastrellate di un macello a norma. E ho visto cosa hanno fatto gli animali per i detenuti e non solo, ho visto quello che gli animali hanno generato in termini di relazioni, di emozioni, di nuovi pensieri, di nuovi sguardi sul mondo. E per cui il mio atteggiamento è inevitabilmente cambiato. E quindi ho smesso di mangiarli e li ho considerati come veramente compagni di viaggio, come quasi fratelli con i quali abbiamo condiviso questa strana esperienza sopra un'isola sperduta. Questa cosa ho cercato di manifestarla, di raccontarla, di renderla partecipe nei confronti di ogni visitatore dell'isola e di parlarne in ogni situazione in cui potevo dare voce a chi non ha voce. Quindi gli animali di Gorgona e non solo di Gorgona sono dentro di me e io in qualche modo qui testimonio anche la loro presenza, con me sono anche tutti gli animali, molti dei quali hanno un nome, per cui hanno superato lo stadio di numero e sono diventati soggetti così, portatori di una individualità riconosciuta appunto attraverso un nome in genere scelto dai detenuti in base a caratteristiche che loro ritenevano essenziali. Però questa cosa non mi è bastata, perché per molto tempo abbiamo detto che gli animali di Gorgona vivono bene, quindi sono curati con l'omeopatia, sono liberi, il maschio sta con la femmina, nasce il vitellino, allatta la mammella, allatta per tanto tempo, sono coccolati, spazzolati e accuditi, però poi alla fine muoiono in un macello. E questa cosa non mi è più bastata, non mi basta più dire però hanno vissuto bene, a me interessa dire hanno vissuto quanto è giusto che vivano, ma soprattutto la nostra relazione con loro è una relazione basata sul rispetto, sulla non violenza e sul riconoscimento che in virtù di un nostro potere noi decidiamo di sottrarre a loro il bene fondamentale che è la vita. Poiché ritengo che l'esperienza detentiva insomma, crea molte perplessità sia per gli umani ma anche per i detenuti, ho deciso di rendere esplicita questa criticità e di porre il problema in modo evidente, trasparente, appunto stilando inizialmente un piccolo decalogo sui principi fondamentali di riferimento nella relazione, poi questa lista si è estesa, l'abbiamo chiamata Carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona, giusto per far capire che vogliamo iniziare a ragionare in modo ufficiale sul fatto che gli animali, soprattutto
soprattutto gli animali, in un luogo in cui bisogna rivedere la relazione tra soggetti forti e deboli, debbano essere titolari di diritti, anche se questa operazione non è priva di criticità, perché attribuire ad un soggetto non umano dei diritti che in genere attribuiamo agli umani è un'operazione un po' complessa, però diciamo, è uno strumento che perfettibile e sul quale insomma sappiamo che ci sono delle problematicità. Attorno a questa carta abbiamo chiesto ad alcune persone amiche che in qualche modo avevano già un legame con Gorgona di scrivere una riflessione per quanto competeva nelle loro corde, e quindi appunto, come ha accennato Giovanna, abbiamo contributi che vanno dall'ex direttore di Gorgona ad un ex ospite di Gorgona, passando per un filosofo, un teologo, una bioticista, un'associazione animalista antispecista, un sociologo del diritto, per cui abbiamo cercato di offrire uno strumento, un punto di partenza per chi volesse iniziare ad addentrarsi nella complessa e spinosa questione animale, che riguarda non solo la nostra relazione con gli animali cosiddetti da reddito, quindi con quelli che producono materie prime alimentari, ma con tutto il mondo animale domestico e selvatico con il quale l'umano interagisce e spesso pone delle grosse privazioni di salute, di libertà, che appunto ci restituiscono dei forti elementi di riflessione e di criticità. Quale luogo migliore per riflettere se non il carcere, in cui dobbiamo produrre persone che hanno fatto un percorso di miglioramento, quindi dobbiamo far uscire persone migliori rispetto a come sono entrate, se vogliamo avvicinarci allo spirito dell'articolo 27 della nostra Costituzione, in cui si dice appunto che la pena deve tendere al reinserimento, alla rieducazione del condannato e non ad una mera sofferenza. Quindi quale luogo migliore per fare questo che un carcere, che è l'eccellenza nel panorama detentivo italiano, che vi ricordo, come spero potremo farvi vedere, che abbiamo 65.000 detenuti a fronte di circa 45.000 posti letto, quindi con un problema di sovraffollamento evidente a tutti, il quale non può creare ovviamente le condizioni migliori per favorire una riflessione sul proprio passato ed una riflessione sulla speranza del futuro. Le persone escono ovviamente arrabbiate e peggiorate, se non ammalate o spesso morte, per cui è un grosso problema. Gorgona invece offre condizioni di vita di alta qualità, i detenuti lavorano, percepiscono ovviamente uno stipendio e soprattutto possono lavorare con gli elementi fondamentali della natura, quindi con le piante, con gli animali, con l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Il tutto in una relazione abbastanza libera e una relazione che spesso ha una valenza terapeutica, curativa, per cui i mali dell'umano vengono lenite, le emozioni difficili, dure, private dalla condizione carceraria vengono in qualche modo attenuate da una relazione con gli elementi fondamentali, quegli elementi dai quali ci siamo alienati e che tutti noi tendiamo a riavvicinarci. E perciò Gorgona ha una valenza importante non solo per i reclusi ma anche per i non reclusi, che chiunque arriva in Gorgona percepisce questa straordinaria possibilità. Vorremmo che questo diventasse un po' sistema, quindi non lasciato al caso, ma che diventasse un'opportunità per tutti, un po' più strutturata, dove la vita del debole, che in questo caso non è tanto il detenuto ma è l'animale, ricevesse una considerazione diversa, cioè ricevesse quell'attenzione che può portare a dire in modo cosciente, in modo chiaro, in modo consapevole: io rinuncio alla morte del più debole, dell'animale, in virtù della mia superiorità, per garantirgli la vita e per fare un percorso di educazione, di rieducazione fondato sulla non violenza, cioè sul rispetto non solo dei diritti ma anche delle condizioni di forza inferiore che l'animale ha nei nostri riguardi.
è un argomento complesso, stiamo iniziando, il libro, questo piccolo libro è il primo passo, però per la prima volta abbiamo portato alla luce del sole un argomento che in qualche modo è tabù, un argomento che è difficile da maneggiare. Io non sono un filosofo, non sono un sociologo, per cui racconto quello che vedo e quello che la mia coscienza mi ha restituito. Io guardo, osservo, confronto e giudico in base alla mia voce interiore, e la mia voce interiore mi dice c'è qualcosa che non va, anche perché come veterinario io vivo una profonda contraddizione professionale, perché se il mio scopo alto è quello di garantire il livello più alto di salute nel mio paziente, quindi la vita nel più alto livello di equilibrio, perché la salute è un equilibrio instabile, dinamico, che tutte le volte perdiamo e che il terapeuta deve cercare tutte le volte di far riconquistare. Quindi se il mio scopo è quello di garantire il livello di salute più alto e duraturo nel tempo, cercando di garantire una vita degna di essere vissuta, una vita ricca, una vita piena di valori a secondo delle varie specie, in realtà lavorando con gli animali cosiddetti da reddito io mi trovo nel garantire la migliore condizione di salute per farli arrivare sani alla morte, che è l'opposto di tutto questo. Quindi io lavoro per il massimo bene per ottenere il massimo male, e ovviamente questa cosa non va bene, e sto cercando di aprire questa riflessione in questo ambito, perché ritengo che questo luogo, con tutti i problemi che ha logistici, economici e relazionali, comunque è un grande laboratorio a cielo aperto per esercitarci e per mettere in pratica i principi alti della relazione umano-non umano. Abbiamo un percorso che ci sostiene e che ci ha già in qualche modo preparato la strada, dobbiamo semplicemente, con le persone di buona volontà, tradurre in pratica le parole che qui abbiamo cercato di esprimere. C'è un'altra correlazione stretta tra detenzione umana e detenzione animale, e che riguarda i meccanismi di controllo. Tutti i luoghi come questi cercano in qualche modo di controllare i corpi, come diceva Foucault, cerchiamo di ottenere corpi docili, cioè corpi che sono facilmente gestibili, e passando per delle tappe che sono un po' comuni a tutte le forme di detenzione, cioè la gabbia, la limitazione del movimento, l'attribuzione di un numero. Esiste in carcere l'ufficio matricola, quindi detenuto ha un numero, così come anche l'animale ha un numero. Quindi si perde il concetto di persona con un nome, con una storia, con un'essenza individuale, e diventa invece una semplice lista dentro un registro. I registri sono da entrambi i lati, con il meccanismo della conta. Tutti i soggetti detenuti sono periodicamente, giornalmente, più volte contati, perché la conta è un meccanismo di controllo, e perché fondamentalmente interessa che inizio giornata e fine giornata i conti tornino in pari. Claudio annuisce perché sa quante volte è stato contato. Certamente la riflessione ultima è la detenzione umana e la detenzione animale sono utili. È utile detenere, recludere una persona che ha commesso un reato? È utile recluderla con questi sistemi e in questi luoghi? Ora, io non so se riusciremo a vedere, non ci riusciremo purtroppo. Ok. Perché basta vedere appunto Radio Radicale, Radio Carcere, credo che ha realizzato un bellissimo documentario nelle carceri cosiddette chiuse, convenzionali, dove chiunque si rende conto che questa detenzione non porta a nulla di buono. Tutti lo sappiamo, tutti vogliamo cambiarlo, c'è gente che, come Pannella, che ha rischiato la vita. C'è il nostro presidente che ha inneggiato ad una prepotente urgenza, però di fatto nulla stranamente cambia.
le strade umane ed animali non sono separate. In Gorgona coincidono logisticamente, ma in realtà è tutta la storia dell'umano e del non umano che si intreccia, per cui riflettere sulla condizione umana del recluso umano ha molto a che fare con la condizione del recluso animale, e una sponda aiuta l'altra a liberarsi. E questo, insomma, è uno degli argomenti fondamentali che sulla quale Gorgona ci chiama e ci aiuta ad esercitarci. Ora, vorrei partire in puro stile omeopatico dal generale al particolare, quindi il programma era far vedere un pezzo del documentario appunto di Radio Radicale sulle carceri, però ho capito che non è possibile, per poi volevamo far ascoltare l'ultimo reportage su Gorgona che ha realizzato Rita Rocca per inviato speciale di Rai Radio 1, e credo che invece quello lo possiamo sentire, e poi abbiamo un altro paio di brevi documentari, non so se riusciremo a farli. Ok. Va bene. Scusate, il computer no, perché non abbiamo l'adattatore USB. Ne sono convinto che non si possa. La tecnica ha vinto sulla psiche. Apprezzato sia la libertà ma anche la possibilità di fare tanti tipi di esperienze diverse, e quindi gli chiediamo un po' com'è andata e anche soprattutto com'è andata la relazione con gli animali di cui ti sei preso cura. Beh, intanto grazie di essere venuto. A Gorgona intanto ci si dimentica, secondo me, di essere in un carcere, perché appunto avendo la possibilità di lavorare, di essere a contatto con gli animali all'aria aperta, si ha una situazione completamente diversa, insomma ci si ricorda forse solo la sera quando ci si chiudono le celle che si è di nuovo in carcere, insomma, però la situazione è completamente diversa, e appunto la possibilità di avere il contatto con gli animali è quello che a me ha dato più soddisfazione sull'isola, perché a parte ho sempre avuto un buon rapporto con gli animali e quindi lì mi sono trovato a mio agio. E dopo essere stato per un periodo nella stalla, dove ho visto che insomma la finalità era quella poi della macellazione per alcuni animali, ho chiesto di essere spostato ad altre mansioni, per cui ho fatto varie esperienze sia in cantina, la cantina vinicola, sia nel frantoio quando era il periodo della frangitura delle olive, e poi come lavoro continuativo avevo quello della cura delle api, perché avendo fatto delle esperienze precedenti con le api avevo fatto dei corsi di apicoltura, e quindi gestivo il laboratorio di apicoltura, per cui oltre a curare le varie famiglie di api che ci sono sull'isola, poi si faceva, quando era il periodo giusto, la smielatura, l'estrazione del miele, le varie cure, i trattamenti che si fanno sulle api, e questo dà tutta una dimensione naturale a quella che era il soggiorno sull'isola, insomma. Tra l'altro aggiungo, perché tanto se no non lo dice lui, che Claudio è una persona insomma molto rigorosa e scrupolosa, per cui gli sono stati affidati in compiti anche molto delicati, ha rimesso a posto tutta la cantina, il frantoio, era veramente tutto catalogato e tutto in ordine, e questo è stato molto apprezzato dagli agenti di polizia penitenziaria, che comunque hanno visto in lui una persona non solo competente ma anche molto seria e corretta, per cui... Ma questo forse deriva dall'esperienza. Io ho avuto esperienze lavorative nei cantieri all'estero con l'AGIP, quindi diciamo ho trasferito l'esperienza che ho fatto all'estero in quegli anni a quella. Per me diciamo Gorgona è stato l'ultimo cantiere, è come aver riportato l'esperienza lavorativa in un carcere. Io infatti lo individuavo quasi come, lo identificavo come un posto di lavoro, come sono stati gli altri prima di arrivare a Gorgona, insomma, ecco. Come la tua azienda. Per cui, no? Come fosse, sì. Diciamo che lavoravo come se avessi lavorato per me, ecco, per cui cercavo sempre di fare le cose al meglio. Claudio, quando arrivava con un foglietto e faceva: allora, dobbiamo controllare questo, 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 poi c'è questo che non torna, mi mancano i dati, portami questo, questo. Cioè, lui portava proprio la scheda di lavoro ogni giorno e la lasciava, sì, anche perché, siccome avevano talmente fiducia che poi mi lasciavano
gestire le cose da solo, a parte le chiavi di tutti i vari laboratori, però poi si disinteressavano, per cui non mi controllavano, per cui ero io che andavo poi a dire quello che avevo fatto, e soprattutto negli ultimi giorni, quando mancava poco poi alla libertà, ho fatto tutto uno scadenzario delle cose che andavano fatte e l'ho presentato in copia, ricordo a lui, anche agli agenti che gestivano l'azienda agricola, perché altrimenti, se io non l'avessi chiesto, nessuno si sarebbe preoccupato di fare quelle cose entro quei tempi, il passaggio di consegna, tutte queste cose qui. E poi c'è stata l'esperienza del cane miele. Il cane miele era un pastore, un incrocio tra il pastore maremmano e il pastore tedesco, che è stato portato sull'isola 8 anni fa dai biologi che gestivano l'impianto di piscicoltura sull'isola, e poi per vari motivi questo animale, siccome gli biologi si alternavano nella gestione dell'impianto, avevano dei turni di lavoro e di riposo, il cane è stato lasciato sull'isola in un recinto, per cui ha perso un po' il suo umano di riferimento, e questo ha un po' scatenato la sua aggressività, nel senso che lui si era autoeletto come capo branco, diciamo, degli umani che gli girano intorno, e questo ha creato dei problemi, perché a volte sfuggiva da questo recinto e andava a impaurire sia le persone che altri animali sull'isola. Per cui, una volta che l'impianto di itticoltura è stato chiuso, il cane è stato lasciato sull'isola, anche perché poco prima aveva reagito, ha morso la moglie del proprietario, per cui è stato lasciato sull'isola. Però nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi a questo cane, e quindi semplicemente gli portavano da mangiare, gli tiravano il cibo al di là della rete e lo lasciavano lì. Per fortuna ci siamo ritrovati con un mio compagno di stanza, che invece aveva esperienza con gli animali, perché aveva avuto un allevamento di cani, ma poi dal padre aveva imparato anche la doma dolce dei cavalli, e quando già stavano organizzando lo spostamento del cane in un altro recinto, avendo organizzato un carrello per cui andava addormentato, messo in una gabbia, poi portato come se fosse un leone feroce, questo mio compagno di stanza invece ha chiesto di portare lui il cane tranquillamente. Lui si è avvicinato con molta calma, con molta tranquillità al cane, ha fatto in modo che il cane prendesse fiducia in lui, dopodiché semplicemente con un guinzaglio l'ha portato nel nuovo recinto, e poi io l'ho seguito nei primi giorni, quando praticamente entrava nel recinto, cosa che normalmente la gente aveva pure anche ad avvicinarsi al recinto, e gli dava da mangiare volutamente toccandogli la bocca mentre gli passava i bocconi di cibo, perché questo praticamente dava al cane la fiducia nell'umano, e questo è stato, diciamo, poi la possibilità di averlo. La di Gorgona la prima volta è stata verso la fine degli anni 90, nel 99, e sono rimasta subito innamorata di quest'isola e soprattutto del progetto carcerario, perché comunque si trattava di un carcere veramente aperto, e aperto poi a qualsiasi tipo di esperienza lavorativa, ma anche culturale. E quindi mi ha colpito immediatamente questo rapporto che i detenuti avevano con l'ambiente, il fatto di essere liberi per l'isola, di poter lavorare, di poter interagire tra loro, di poter interagire anche con le persone che visitavano l'isola. Questa era una cosa bellissima, e soprattutto mi aveva colpito anche, ecco, questo rapporto con gli animali e con la natura, perché c'era veramente una grande passione da parte loro. E quindi sono tornata più volte sull'isola di Gorgona per realizzare altri servizi, perché mi ero veramente innamorata e volevo capire veramente se la cosa fosse, se fossero tutte rose. Chiaramente non sono tutte rose, perché per mantenere in piedi una struttura di questo genere servono tanti soldi, servono tante energie, e servono soprattutto, serve un'organizzazione nei minimi dettagli, perché non si tratta solamente di mantenere un carcere, ma si tratta di mantenere un'isola intera, perché tutto ciò che esiste sull'isola viene, come dire, viene custodito, viene manutenuto dagli stessi detenuti, e quindi il distanziamento
l'installatore per l'acqua e quindi il generatore per l'energia elettrica, tutto ciò che esiste sull'isola è stato creato in qualche modo e mantenuto dal lavoro dei detenuti. Quindi non si tratta solamente di tenere in piedi un carcere, ma si tratta di tenere in piedi un'isola intera. Gli abitanti e la comunità, gli abitanti originari dell'isola ormai sono rimasti pochissimi. Io sono tornata all'isola di Gorgona pochi mesi fa e per realizzare ancora un servizio ho incontrato l'unica abitante, la signora Citti, che è rimasta, anzi è tornata sull'isola e che vive in pianta stabile, e anche lei dice: la cosa più bella che hanno fatto i detenuti è stato quello di mantenere viva l'isola. Se il carcere va via, se chiude il carcere, chiaramente anche l'isola perde questa sua caratteristica e viene a morire, perché grazie a questo isolamento del carcere e isolamento dell'isola stessa, perché non è praticabile, non è visitabile dagli yacht, dai panfili o comunque dal turismo di massa, quest'isola è rimasta veramente una perla verde nel Mediterraneo ed è rimasta bella, naturale, intatta, proprio grazie all'isolamento dovuto al carcere. E quindi è importante mantenere questo equilibrio. Nella mia ultima visita purtroppo ho notato che c'è stato un cambiamento in negativo di quelle che erano le strutture originarie dell'isola stessa, perché con i tagli al bilancio, quindi, e con la situazione drammatica che stanno vivendo le carceri in Italia, chiaramente anche l'isola di Gorgona è diventata un peso, per cui i detenuti sono sicuramente numericamente inferiori rispetto a quelli che c'erano prima. Ora ci sono una settantina di persone, lavorano meno ore rispetto a prima lavoravano 8 ore, avevano un bel salario, uno stipendio discreto, adesso purtroppo lavorano poche ore, 2 o 3 ore, e chiaramente non sono necessarie per mantenere in piedi tutta la struttura, per cui molti di loro lavorano gratuitamente, tutto volontariato, e questo volontariato non sappiamo fino a che punto potrà andare avanti, e purtroppo anche le strutture dell'isola stanno mano a mano degradando e insomma non sono fatiscenti, perché ancora si mantengono, però molte strutture sono state chiuse, tipo l'acquacultura, c'erano dei progetti bellissimi. Comunque ecco, questo è un pochino, è la seconda parte del mio pezzo, perché era un pezzo molto lungo di 20 minuti che è stato diviso in due tranche. Questa è la seconda parte che riguarda di più, diciamo, le bellezze naturalistiche dell'isola e il rapporto appunto uomo-ambiente. Chiaramente un servizio radiofonico, ci sono delle fotografie che ho scattato che potranno rendere forse solo in parte la bellezza di questa isola della Gorgona. Quasi già una mezza liberazione, perché addirittura la prima cosa che mi ha stupito dopo i controlli di prassi lì allo sbarco, mi hanno detto: vai su in infermeria, che era in cima all'isola. Io aspettavo che mi scortassero, invece dice: no, volete fare a piedi, ma non devo dire a piedi, sono rimasto già meravigliato. Claudio Bidotti, 56 anni, ex tecnico di una grande compagnia petrolifera, ha trascorso quasi la metà della sua condanna nel penitenziario dell'isola di Gorgona, ultima isola carcere senza sbarre dove i detenuti lavorano nella manutenzione dell'isola e nell'azienda agricola. La vera forza di Gorgona è lo stretto rapporto tra natura ed essere umano. Il giorno dopo, primo giorno di lavoro, alle 6 di mattina mi hanno mandato alla stalla e io, non avendo esperienza con gli animali, mi hanno messo a pulire l'ambiente, diciamo, l'ambiente di lavoro. E lì mi sono reso conto, perché ci sono rimasto per un periodo, che mi affezionavo agli animali, che però poi comunque erano destinati alla macellazione, e quindi appena è stato possibile ho chiesto di essere destinato a un'altra mansione. Dal novembre 2011 Claudio è un uomo libero e in cerca di reinserimento sociale. Quando ha lasciato Gorgona ha portato con sé 2 gatti gorgonesi ed ha un sogno: tornarci un giorno come turista. È stato 5 anni a Gorgona. Io ne ho già fatti 6 purtroppo per omicidio. Sull'isola comunque avere il discorso di un lavoro continuativo in un posto del genere è tutta un'altra cosa rispetto a un carcere dove si sta chiusi praticamente 22 ore al giorno in una stanza. La cosa bella era che ogni sera, quando spengevo la luce per dormire, avevo il tempo di pensare alle cose che dovevo organizzare per il giorno, cioè mi organizzavo mentalmente già il lavoro del giorno dopo. Questa è una continuità che in altri posti veramente non può esserci, quasi una vita normale, insomma. Io veramente mi sono affezionato a quell'isola, ecco, un po' di nostalgia ce l'ho.
piccola perla verde nel Mediterraneo, la Gorgona lascia un segno non solo nei detenuti ma anche in chi la visita. 37 chilometri dalla costa di Livorno, colonia penale dal 1869, inizialmente succursale del carcere di Pianosa, l'isola è territorio demaniale e parco naturale. Marco Verdone, veterinario a Gorgona da 22 anni, qual è l'anima di questa isola? L'anima di Gorgona è insita proprio nella radice del nome. Gorgona è un gorgo, cioè un vortice che rischia di prenderti e di metterti a dura prova. Gorgona mette a dura prova tutti. Gorgona è una grande palestra naturale per fare questo, un grande laboratorio a cielo aperto dove i problemi, e ce ne sono tanti, possono col tempo gradualmente trasformarsi in opportunità. Antonio Buono. Quanti anni ha? 43. Io sto qui per una condanna di 10 anni per la vita. Mi trovo in carcere dal 2008. Lei è qui al carcere della Gorgona da quanto tempo? Da febbraio, sono 8 mesi all'incirca. Mi trovo benissimo comunque. Viene da che tipo di esperienza penitenziaria? Sono stato 3 anni e mezzo a Poggio Reale, poi ho fatto richiesta per arrivare qui a Gorgona, perché qui ci sono più opportunità per un lavoro. Io in verità come lavori ne sapevo fare niente, sono arrivato qui proprio con la prospettiva di imparare qualche mestiere che mi tornerebbe utile una volta uscito dal carcere. Possibilità che in un altro istituto non c'era come Poggio Reale. Quanto le manca? Altri 6 anni. Vi dico sinceramente, da quando sto qui si respira un'altra aria, molto più sereno mentalmente e più fiducia. Più fiducia in quelle che sono le istituzioni, il carcere. Poi sta a te come detenuto, come persona, se vuoi comunque migliorare un po' la situazione. Alessandra chi è che ha tatuato il nome sul braccio? Sono le mie gemelline, Alessandra e Carmen, le mie due figliolette, le più piccole. Ti mando un bacione, mi mancano tanto, tutte e 5 comunque. Le storie dei detenuti si intrecciano con quelle dell'isola da oltre 150 anni. Prima di allora, dal 1374, per circa 100 anni, la Gorgona venne abitata dai monaci certosini, che realizzarono i terrazzamenti dove ancora oggi i detenuti coltivano vite e ulivo. A seguito delle frequenti incursioni barbariche e dei saccheggi, i monaci abbandonarono l'isola, lasciando su queste colline una varietà di ulivo unica. La scoperta è di Francesco Presti, agronomo del penitenziario. In questi anni ho speso del tempo per conoscere e valorizzare questi olivi che non ero mai riuscito a classificare. Poi con un mio collega del CNR invece abbiamo fatto un'analisi del DNA e il risultato è che questa varietà era sfuggita alla classificazione. Quindi quest'estate, a luglio, abbiamo registrato questa varietà come una varietà autoctona che esiste solo qui ed è stata chiamata Bianca, la Bianca di Gorgona. La particolarità è il microclima di cui gode l'isola, questo conferisce alle piante un sapore particolare, quindi tutte le nostre produzioni diciamo che rispecchiano questa unicità. Alla Gorgona il rapporto con gli animali e la natura è da sempre uno strumento terapeutico trattamentale. I detenuti sono impiegati in attività agricole e nella cura degli animali, nella produzione di formaggi e di miele. È l'ora della mungitura. Buonasera, salve. Mi racconta un po' il suo lavoro qua con le mucche, con gli animali? È una cosa buona qua. Com'è la sua giornata? Si passa subito qua, si diverte anche con gli animali. Mungitura, pulizia. Sono i vitellini adesso anche? I vitellini, sì. Questo quando è nato? 3 mesi fa è nato questo. Lei lo cura come un bimbo? Certo. Aziz, marocchino, 29 anni, si occupa del piccolo gregge di pecore, 9 anni a fine pena. Mozzarella cominciamo il prossimo 2 mesi, perché devono filiare questo mese qua. Ed eri abituato a stare con gli animali prima? Ah, un po' sì, in Marocco sì, perché anche la mia famiglia fa questo allevamento. Quindi era un lavoro che sapevi già fare? Pochino, perché lì non volevo farlo in Marocco. Cosa rimarrà di questa esperienza di Gorgona? Un po' di tutto, questi incontri con animali. Questo lo vogliamo più bene che fuori. C'è solo una che si chiama Valentino, il più piccolo, perché era quando sei nata, l'ha abbandonata la madre, l'abbiamo adottata, ancora una volta si viene a cercare lei. Marco Verdone, veterinario che ha a cuore il destino dei suoi pazienti, sta cercando di mettere in cantiere un grande progetto etico per Gorgona. Rispetto al panorama detentivo nazionale è sicuramente un carcere modello di alta qualità. Ultimamente stiamo affrontando anche la questione etica. Tanto che abbiamo editato la carta dei diritti degli animali di Gorgona, che è stata inserita all'interno
di un libro che si chiama Ogni specie di libertà, ed insieme ad altre persone esperte nel campo della questione animale stiamo riflettendo su questo aspetto che è problematico, indubbiamente problematico, cioè la nostra relazione conflittuale con gli animali, soprattutto che producono beni materiali, partendo dal caso concreto che è l'esperienza di Gorgona, dove la presenza degli animali ha un valore, come si dice in gergo, trattamentale, cioè aiuta le persone detenute a fare una riflessione su se stessi e sul loro futuro. Qua siamo al castello, il castello della Gorgona. Questo è il periodo del dominio pisano. Il fascino di quest'isola e la sua bellezza continuano ad attrarre i visitatori, ed anche se negli ultimi tempi le escursioni sono state sospese, oggi in via del tutto eccezionale un'associazione che segue persone con disagio psichico ha portato qui dei ragazzi, ciceroni d'eccezione, due detenuti. Queste torri erano in comunicazione, il castello e tutte le varie torri di osservazione erano in comunicazione tra di loro, perché se arrivava qualcuno dal mare. Sensazioni, impressioni di questa isola carcere, come l'ho trovata? È stupenda. Io sono un amante delle poste incontaminati, anche nelle mie ferie cerco sempre lontano dalla confusione, lontano dalla città, quindi qui è un paradiso. In carcere vedere la serenità che hanno questi ragazzi, quantomeno che ci accompagnano, forse sono tutti al solito mondo, non lo so. Daniele faceva l'autista, sta scontando una pena per trasporto di cocaina, 3 anni a fine pena. Te personalmente Gorgona ti ha cambiato? Sì, molto, molto. Io fondamentalmente mi sono sempre sentito una persona molto buona, a parte quel periodo passato chiuso in cella che mi sentivo cattivo dentro con l'anima, e adesso sono tornato ad essere tranquillo, sereno e disponibile a fare un altro tipo di percorso. A me ha dato un po' fastidio vedere alcune cose, però allo stato naturale sarebbe bellissimo aver avuto più tempo per girarla anche. Ad esempio, che cosa le ha dato fastidio? Mi ha dato fastidio che è un po' trascurata come flora, cioè meglio dare dei fondi a loro per poterla curare meglio. Ai detenuti? Certo, dargli le possibilità di poter fare qualcosa di meglio. Credo che hanno fatto tante cose, dovrebbero forse poterne fare di più se avessero forse i fondi. Sentito che lavorano un'ora al giorno, non so se è vero. Gisberto Granucci, comandante del penitenziario di Gorgona. L'isola di Gorgona si caratterizza per il fatto che tutti i detenuti presenti sono chiamati ad espletare attività lavorative. I problemi che ci sono legati alle risorse economiche che con il tempo, così come nel resto del paese, si sono ridotte, e quindi ovviamente questo incide un po' anche sulla tranquillità della popolazione detenuta, che prima era certa di lavorare un certo numero di ore, adesso invece questa certezza viene un pochino meno, anche se la direzione ultimamente si è data enormemente da fare per la realizzazione di progetti di lavoro che possano riportare la popolazione detenuta sui livelli di lavoro che c'erano qualche anno fa. Alla Gorgona l'aria profuma di vegetazione mediterranea e di piante officinali, come ci racconta la signora Citti, discendente delle famiglie che verso la fine del 1700 si trasferirono qui dalla Lucchesia. I gorgonesi residenti sono una 70 oggi, ma a vivere in pianta stabile è rimasta solo lei, Luisa Citti. Quando uno parte, che va, oppure vado a Firenze, io non vedo l'ora di ritornare, perché qui ci respiro bene, ecco. Com'è cambiata questa isola da quando lei era bambina? Prima c'era la pesca delle acciughe, le salavano, c'erano i barilotti, le portavano via. Era molto, molto bello. Si stava molto meglio di ora perché c'era più gente, la prima cosa. C'erano molti, molti bambini. Qual è la cosa più bella, secondo lei, che hanno fatto i detenuti sull'isola di Gorgona? Il mantenimento dell'isola. I prodotti, se ci serve qualcosa, si chiede. Delle provole, delle costa, molto buone. Con il sovrintendente Antonio Chiannazzone visitiamo l'azienda agricola. Questo è il locale del caseificio dove viene raccolto il latte prodotto dagli ovini presenti. Quanti detenuti ci lavorano in questo caseificio? Il caseificio attualmente sono 4 detenuti. Viene prodotto il formaggio sia molle tipo provole e sia formaggio stagionato. Ma i proventi della vendita di questi prodotti poi dove vanno a finire? Ritornano al carcere, all'istituto di Gorgona? Sono dei prodotti che vanno all'erario, alla cassa ambiente. Non possono essere reinvestiti nell'ambito locale, per cui
tutta l'attività che viene svolta si basa esclusivamente sui fondi che vengono distribuiti annualmente a livello regionale. La direttrice del penitenziario Maria Grazia Giampiccolo. I prodotti che attualmente vengono venduti, i relativi ricavati vengono poi versati in tesoreria, per cui chiaramente non c'è e non ci potrebbe mai essere un ritorno sull'attività. Anche per questo è indispensabile trovare viceversa delle aziende esterne che rilevino le attività, la vendita dei prodotti, in maniera tale da poter poi reinvestire sull'attività stessa. L'amministrazione da sola non ce la può mai fare a portare avanti un progetto che poi rischia di rimanere fine a se stesso. Gorgona non può essere soltanto una maniera diversa di eseguire la pena sin tanto che si è detenuti. Deve diventare anche un'occasione professionalizzante e di vero e concreto reinserimento sociale. La nostra associazione si chiama Parte in Causa. E visitate il nostro sito se volete, www.parteincausa.org. E se vi va iscrivetevi o date un piccolo contributo e saremo contenti ovviamente di qualsiasi cosa. C'è la trasmissione, ci sarà un video tratto da questa presentazione che verrà messo sul canale di Liberi.tv dentro lo spazio Life, che è uno spazio dedicato alle tematiche riguardanti l'antispecismo. Grazie ancora e buona serata.